Buongiorno, buongiorno della cucina di Casa Azzullo oggi. Vi vogliamo presentare una ricetta di quelle tipiche tradizionali, però con un tocco di, come si può dire, di eleganza. Eleganza perché abbiamo oggi qua con noi questa zucca che è strepitosa e poi abbiamo degli ingredienti semplicissimi. La borragine, ecco, oggi utilizzeremo la nostra borragine, che è una pianta favolosa, un'erba spontanea ma anche coltivata, e poi abbiamo, ecco qua, le cipolle giovani, le sponzale e la pasta. Useremo una pasta particolare. Questo è il troccolo, che è una pasta tipica pugliese. Andiamo avanti con la nostra ricetta, perciò ecco, sponzale, eccola qua. Tritiamo la nostra sponzala, che ha un profumo più fresco al contrario della cipolla normale. Intanto abbiamo già l'acqua che sta bollendo e noi andiamo avanti con la nostra ricettina. Ecco qua, naturalmente olio extravergine d'oliva, siamo in Puglia, perciò olio extravergine pugliese di Peranzana. Andiamo avanti con la nostra base, ecco qua la nostra sponzala, si sì, è un po' grossolana, mi piace che poi, ecco, quando mangiamo il nostro piatto sentiremo anche un po' di questa sponzale in bocca. Ecco, la base è semplicissima. Qualche minuto, andiamo avanti. Mentre ecco qua la zucca, noi praticamente l'abbiamo presa, l'abbiamo leggermente sbollentata, così facciamo una crema, però una crema solamente schiacciata con la forchetta. Perciò andiamo avanti con la cipolla, con l'olio extravergine. Io intanto approfitto, mi butto già giù il nostro troccolo, eccolo. Sono paste che cucinano velocemente, anche la nostra ricetta alla fine è una ricetta molto veloce, una ricetta che si può fare velocemente in casa con degli ingredienti semplici e salutare. Ecco qua, incominciamo a vedere la nostra cipolla. Ah, che profumo, eccola. Dopodiché la zucca. L'aggiungiamo, ecco, una cipolla deve essere dorata ma non deve essere bruciata, eccola qua, color oro, e andiamo avanti con la nostra zucca, eccola, comincia a prendere forma la nostra base, ecco qua, ecco, alla fine vogliamo fare una crema però che sia anche densa, cioè con dei pezzettoni di zucca, così quando mangiamo la sentiamo in bocca. Ecco, la nostra pasta, i nostri troccoli sono in cottura. Andiamo avanti. Ecco qua. Semplicità in cucina. Troccolo, naturalmente noi ce lo scusiamo a dente, è una pasta fresca, di conseguenza c'è bisogno proprio di qualche minuto, l'importante è che salga il bollore. Io intanto mi preparo qua, la nostra borragine, eccola, l'aggiungiamo all'ultimo momento, anche questo che, ecco, le verdure a me piace sempre cucinarle proprio all'ultimo momento, perciò ce la prepariamo e l'aggiungiamo proprio, anche perché così conserva un colore cromatico, ma anche quel profumo della borragine che a me piace moltissimo. Ecco qua i nostri troccoli. Andiamo avanti. Ecco, scoliamoli al dente, così possiamo naturalmente dargli la possibilità di farli amalgamare insieme alla nostra salsa di zucca e borragine. Ecco qua, aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Beh, questo è un piatto, ecco, in cui non ci sono grassi animali, di conseguenza è, ecco, un piatto vegetariano. E poi abbiamo, ecco, la zucca, questo grande elemento, diciamo, normalmente, ecco, questa, quello che io sto facendo in gergo tecnico si chiama mantecare, ma noi oggi più che mantecare, ecco, la manteca che poi è grasso,
o burro, mantechiamo con la nostra zucca che ci dà questa bella salsa cremosa, eccola qua. In effetti si sta legando già con la zucca. Facciamo saltare un attimino. Ecco, già abbiamo questo bellissimo colore, guarda qua che roba. E adesso andiamo ad aggiungere la nostra borragine, guarda, all'ultimo momento, perché come dicevo prima la voglio sentire bella fresca e il colore bello cromatico, anche perché poi le verdure bisogna cucinarle il meno possibile, e in questo caso addirittura noi la stiamo cucinando senza sbollentarla, perciò tutti i sapori rimarranno dentro. Eccolo qua. Che profumo, voi non l'ho sentito, ma vi garantisco che è un profumo straordinario. E impiattiamo il nostro troccolo con questo ragù di zucca e borragine. Andiamo avanti. Ecco qua. Piatto veloce, ecco, consigliato quando uno non c'ha molto tempo. È un piatto molto semplice, ecco qua, con pochissimi ingredienti. Ecco, addirittura noi abbiamo la fortuna di avere